Allora ragazzi, qui sul canale questi tipi di video mancavano da un po' e riguardo a quelle applicazioni che non devono mai mancare sul mio dispositivo, che poi tra l'altro un'applicazione è entrata a far parte qualche settimana fa che sto utilizzando costantemente per tenere un po' d'ordine. Quindi ragazzi, io in passato sì vi ho portato questo video ed erano quelle applicazioni magari per la produttività che fanno parte del mondo Google. Ecco, dopo la sigla vi parlerò di tre applicazioni che fanno parte dell'intera suite Google, quindi sigla. Allora, ragazzi, come dicevo nella intro, ci sono le applicazioni Google, perché da quando Google è nato non solo come motore di ricerca, ma da quando c'è stato l'avvento degli smartphone, delle applicazioni Google ha cambiato completamente la nostra vita, perché ci sono delle applicazioni che ci consentono di fare tante cose e di queste applicazioni, ragazzi, io non me le faccio mai mancare. Iniziamo subito e parliamo della prima applicazione. La prima applicazione la utilizzo sì dal mattino è dell'applicazione Google News, ragazzi. Google News perché mi consente di restare aggiornato su tutto quello che succede nel mondo in generale, ma soprattutto mi consente di restare aggiornato sulla tecnologia, la scienza, l'intrattenimento e il cinema in generale. Ma voi la potete impostare come volete perché, ragazzi, potete scegliere gli argomenti che più fanno parte delle vostre conoscenze. Quindi io l'ho impostata per gli argomenti che più mi piacciono, ma soprattutto, ragazzi, io non la vado neanche ad attivare dalla cartella dove tengo tutte le Google App, ma la vado ad attivare direttamente dalla home del mio smartphone. Quindi con un semplice swipe da sinistra verso destra attivo l'applicazione e mi ritrovo davanti tutte quelle notizie degli argomenti che vi ho citati prima: la tecnologia, la scienza, l'intrattenimento e il cinema. Quindi un'applicazione che mi consente di restare sempre aggiornato. Un'altra applicazione che non deve mai mancare sul mio smartphone, sempre della grande suite Google, ragazzi, perché ripeto, Google ha cambiato veramente il modo di fare di ognuno di noi, almeno per me. E la seconda applicazione che voglio citare è Google Snapseed, ragazzi, perché Google Snapseed è quell'applicazione che consente di editare le foto direttamente dal proprio smartphone. Sì, ragazzi, perché io da quando sono entrato nel mondo di YouTube, l'editing dei video, l'editing delle foto, ho sempre cercato queste applicazioni che mi consentissero di fare questo editing soprattutto dal mobile. Ma Snapseed, ragazzi, per editare una foto è veramente facile, facile utilizzo perché una volta caricata la foto su Google Snapseed possiamo avere accesso ad una serie di effetti. Di quegli effetti ne possiamo variare alcuni parametri per poi impostarlo. Quindi veramente eccezionale. Poi non solo mette a disposizione degli effetti, ma abbiamo anche una serie di strumenti là dove possiamo modificare tutti quei parametri come la luminazione, l'HDR, la grana, i bianchi. Insomma, ragazzi, tutti quei strumenti possiamo editare una foto dall'inizio alla fine. E poi alla fine possiamo esportarla in vari modi come la condivisione diretta sui nostri social oppure esportarla direttamente sul nostro dispositivo per poi andarla a recuperare da Google Photo, dal nostro computer, nel caso noi avessimo Google Photo sul nostro dispositivo. Quindi Google Snapseed è veramente fantastica, ragazzi. Ultima applicazione che voglio citare in questo video, che è entrata a far parte più o meno sì, 2 settimane fa perché ho fatto un po' d'ordine. Quindi volevo tenere un po' in ordine alcune cose ed è Google Documenti, ragazzi. Google Documenti è quell'applicazione che mi consente di tenere in ordine tutti i documenti che io vado a creare. Di recente la tengo per tenere ordinate tutti quei documenti.
che fanno parte del canale, quindi la descrizione, le foto, i link, e tenere traccia di tutto e poi andarle a recuperare direttamente dal mio computer. Poi ovviamente Google Documenti non è solo questo, perché Google Documenti, come dicevo, possiamo creare dei documenti partendo da zero, da un file vuoto. Oppure possiamo scegliere direttamente dei template già preimpostati e troviamo dei template come una lettera, un curriculum, una dichiarazione. Insomma, Google Documenti mette a disposizione anch'esso alcuni strumenti per poter creare documenti per poi andarle a recuperare direttamente dal nostro computer. Sì ragazzi, perché come vi ho detto nello scorso video, tutte queste applicazioni usufruiscono della tecnologia del cross device, ovvero la sincronizzazione. Quindi ragazzi, queste sono altre tre applicazioni che non devono mai mancare su di un mio dispositivo. A voi quali sono le vostre? Fatemi sapere la vostra e ditemelo qua in basso nei commenti quali applicazioni di Google non devono mai mancare sul vostro dispositivo. Ovviamente i link a queste applicazioni io ve le lascio qua in basso in descrizione e sono disponibili sia per Android e sia per iOS, quindi link qua in basso in descrizione. Se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto ragazzi, sì, perché ci sono alcuni di voi che guardano i video senza essere iscritti, quindi iscrivetevi, mi date un grandissimo aiuto, perché almeno vi fate crescere un pochino. Sì ragazzi, iscrivetevi perché ci tengo veramente tanto, quindi mi date un supporto a creare altri tipi di contenuti per il canale. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente molto ragazzi. Dopo la condivisione, lo sapete, mi trovate anche su Instagram @mythicalsnake, ve lo ricordo all'animazione, link di riferimento insieme alle app qua in basso in descrizione, e noi ragazzi ci vediamo sempre qui prossimamente con un mio nuovo video. Ciao.